perché 5 no, però insomma, esatto, sole, cuore, amore. Dirò solo una piccola introduzione e poi lascerò parlare l'autrice, che ringrazio, e la nostra moderatrice di oggi, preferita, Giacinicia. Sono la, ecco, nel tuo prossimo libro io sarò, ci sarò anch'io e sarò la sgarruppata. Va bene, perché sono una libraia un po' sgarruppata. Allora, sono molto contenta di avere qua Valentina, e ne approfitto per ringraziare Licia, perché è stata Licia a farmela conoscere. Licia spesso ha queste intuizioni, siamo un'associazione a delinquere, nel senso che siamo delle stalker di autori e autrici del cuore, e li costringiamo a venire nella valle di Mordor. Cominciamo a commentare sui post. Sì. Poi si sentono costretti. Esatto. Un altro esempio è Enrico Gagliano, che è stato ospite l'anno scorso per la nostra festa di ribellione. Ne approfitto per fare solo per dirvi che sarà qua il 10 di ottobre a presentare il libro che è in uscita, il 29 di agosto, se non sbaglio, esce L'arte di sbagliare, e chi acquista il libro da noi ha assolutamente il diritto di avere la sua sedia al suo posto. Detto questo, grazie Licia di avermi fatto conoscere Valentina, e grazie Valentina di aver scritto un libro così bello sulla scuola. È un libro che io ho amato tantissimo, che mi ha emozionato tantissimo, e che trovo che per una volta la seconda di copertina dica assolutamente la verità, e cioè che i ragazzi, se tendi loro la mano, sanno studiarti come nessuno. Ho avuto anch'io questa esperienza, ho dei figli che vanno a scuola, e purtroppo il grande ha anche smesso di studiare da un pugno nello stomaco, però ecco, è bello e importante quando i ragazzi che hanno, perché non dargli attenzione, basta mostrare profonda indifferenza. Solo una domanda, e poi dopo mi ascolto anch'io, perché sono molto molto interessata, quindi voglio la conferma: questi ragazzi che sembrano sdraiati, che qualcuno ci dipinge come sfogliati su tutto, è vero che ce l'hanno quella luce? Sì, no, ce l'hanno assolutamente. Magari bisogna scavare parecchio. Poi a me è capitato sia di insegnare nelle scuole medie che poi al professionale, dove sono approdato da qualche anno. Però io nella mia scuola ho incontrato dei ragazzi veramente eccezionali, e comunque dei ragazzi che hanno tutti quanti un talento, che non è necessariamente un talento magari nello studio o nelle mie materie, perché io insegno delle materie che ai futuri meccanici magari possono interessare un po' di meno, però tutti quanti sanno fare qualcosa, e quando tu glielo dici, e quando tu parti dal, non, cioè ti scendi un attimo dalla cattedra, da quel io so io e tu non sei niente, dici ok, proviamo a cercare insieme quello che tu sei capace di fare, quello che tu sei capace di dare, qualcosa viene fuori, anche soltanto accendere in loro la consapevolezza del fatto di saper fare, di avere qualcosa da dare. Io quest'anno ho fatto uscire nessuno, sono uscita dalla mia scuola dei ragazzi molto bravi, non necessariamente nella materia umanistica, ma dei ragazzi che hanno del talento, e anche non del talento magari nelle materie scolastiche professionali caratterizzanti della mia scuola, ma dei ragazzi che hanno imparato in 5, 6, a volte 7 anni, perché i nostri si fermano al secondo o terzo giro, si affezionano, poi ci sono tante storie. Insomma, quando Dio distribuiva le vite facili, quelli del professionale a volte erano un po' dal bar, dove di solito sono abitualmente, ci sono anche delle storie particolari, però vediamo nel corso degli anni che crescono, gli animali selvatici e bradi, anche vedi a 14 anni, dici no vabbè, questo cosa ci sta a fare, bocciarli e basta, questi qui la scuola li deve espellere, non è che poi funzioni tantissimo, andando avanti, crescendo, qualcosa si trova, qualcosa ne viene fuori. Dimenticavo una cosa, prof. Dica. Questa è la prima presentazione. Sì, è il motivo per cui sembro così terrorizzata, ecco. Non è sempre tipo così.
cerbiatto, tipo, c'era tipo Bambi, tipo sì, con il treno, i fari che ti vengono addosso, sì, la faccia è questa. Infatti mi ci bulliamo un attimo. Bullatevi. No, ma è bello, così mi ricordo come com'è che ci si sente quando sei interrogato, che è un po' che non mi ricordavo più. Ho già finito io. Ma perché? Vai, no, vabbè, no. Ma funziona, si sente? Sì. Felicissima, ve lo giuro, di essere qui oggi, anche un po' emozionata in realtà io, uh-huh. Adesso le faccio salire un po' di ansia, no, ovviamente, di avere qui Valentina, perché insomma seguo la sua pagina, come credo molte delle persone che sono qui, non proprio da quando è nata, perché è nata nel 2017, la pagina Facebook Portami il Chiaro, che ha avuto un successo incredibile, oggi ha 55.000 follower, e io ho iniziato a seguirla credo nell'inizio del 2018 e non l'ho mollata più, per cui quando ho scoperto che pure si era messa a scrivere un libro, ho detto vabbè, dobbiamo assolutamente avere qui Valentina, quindi insomma grazie davvero, io sono felicissima. Per oggi ci sarà un'interrogazione per la prof, perché quando mai a me ricapita un'occasione così, cioè io che lavoro anche nella scuola, sono una pedagogista e lavoro anche con gli insegnanti, con i ragazzi nelle scuole, però l'occasione di interrogare la prof. Posso tenere davanti bene la mappa concettuale? Guarda, il libro, puoi aprire il libro se hai qualche dubbio sulle risposte, esatto. Ci sono tanti bigliettini comunque. Io vorrei notare, esatto, la bio, la prof, vabbè, ho le domande pronte, numerate, quindi oggi faremo una cosa, anzi mi coinvolgerò ogni tanto quella di darmi la mano a interrogare la prof. Ho già mangiato il tavolino. Esatto. Era giusto per metterla a sua agio, quasi. No, però in realtà la domanda introduttiva sul libro è: quando tu hai aperto 3 anni fa questa pagina, e poi è nato oggi il libro omonimo, che ovviamente prende spunti dalla pagina, ma è stato arricchito, romanzato, eccetera, ma tu te lo aspettavi questo successo? E della pagina, e adesso del libro che è alla quarta terza, ma quarta tra poco. No, allora, tanto io non ho aperto la pagina, cominciamo a dire le cose come stanno, me l'hanno aperta, perché io ogni tanto mi dicono, perché tu hai 50.000 follower, sei un'esperta del web, no, io non so fare niente, cioè io scrivo i post su, ma neanche Word, io ve lo dico, su il blocco note, proprio nel carattere così, poi li copio e li incollo e faccio pubblica, fine della mia competenza digitale. La pagina me l'ha aperta un mio amico che leggeva il mio blog prima e mi ha detto, guarda che la gente si è spostata tutta su Facebook, quindi anni fa, adesso la gente si è spostata tutta su Instagram, su degli altri social, quindi su Facebook sono rimasti solo i vecchi, come mi dicono i miei allievi, perché loro sono tutti su TikTok che sanno le sfide. Quindi me l'ha aperta lui al telefono dicendo adesso tu fai esattamente quello che ti dico io, clicca qui, clicca là, e io continuo a fare solo quello, cioè scrivo, copio, incollo, pubblica e basta. Non me l'aspettavo, no, anche perché è proprio nata sulla condivisione, sul passaparola degli utenti, non ho, io non ho fatto niente, è veramente inaspettato. Quello che mi piace è che ci sono tra i commentatori tantissimi colleghi e pochissime risse, perché è un posto molto rissoso, dove si litiga tantissimo, c'è tanto odio, e invece sotto ci ritroviamo tantissime volte nei commenti a ridere, dicono sì, anche io in classe 1 così, ah, sì, mi è successo, quindi lo trovo una cosa molto rilassante, cioè un posto dove non fingo, e dove, cioè, sì, è vero, è tutta finzione, perché i nomi e gli avvenimenti magari sono romanzati, non è cronaca, c'è comunque l'espediente narrativo, però lo trovo un posto riposante, dove i genitori è come se guardassero un po' dalla serratura quello che succede in classe e scoprissero che, oddio, in fondo non è poi così una tragedia, si può anche ridere, e i colleghi mi supportano e mi aiutano, perché certe giornate sono faticose da affrontare, quindi mi sento meno sola in certi pomeriggi dopo aver fatto tipo dalle 8 alle 2 di lezione a manetta senza fare la pipì, perché non hai neanche l'intervallo a disposizione, perché sei di assistenza e ci sono degli insegnanti qua, lo sanno, ecco, non si può fare la pipì a scuola, quindi sono dei drammi anche quelli. Sì, infatti devo dire che questo libro, almeno quello che a me ha colpito, me l'ha fatto amare tantissimo, è che è un libro che non nasconde nulla, cioè ti svela esattamente come è il mondo della scuola, io che ci lavoro, è vero, non come insegnante direttamente, ma molto dentro il mondo della scuola, è
so che è veramente così dai racconti degli insegnanti, quando entro in classe anch'io incontro i ragazzi e faccio i progetti, mi ritrovo ad avere analogamente ai suoi personaggi, anch'io, alcuni di questi, no, ti ritrovi nel crucido, nel fiallato, insomma, che sono questi, insomma, soprannomi che ha messo Valentina nel libro, ma che spesso corrispondono a delle immagini. Quindi è profondamente vero questo libro, però è leggero, ironico, fa sorridere, ti dà un'idea positiva della scuola. E la cosa incredibile, adesso qui grazie per questa promozione, però in realtà è un libro anche commovente. Ora, è vero che io sono di parte, mi commuovo sempre quando si parla di scuola, mi rendo conto, no? Mio marito dice che c'ho un po' una patologia in questo, però in realtà è commovente proprio perché ti dà questo spaccato con ogni tanto qualche frase, no? Sui ragazzi, e riesce a farti passare da una frase in cui stai ridendo, ma proprio io ero ancora a rivedere alcune parti dell'intervista da fare a Valentina, intervista che è molto figo, vero? Sta rilassando come frase, se non è una volta. E l'altra settimana che ero in ferie, c'era mio marito e i miei figli che mi guardavano, cioè già mi guardano male, perché in quanto madre, due figli maschi adolescenti, mi guardano comunque come un essere umano strano, no? E che leggevo questo libro, se torniamo delle parti, ridevo da sola. Quindi questo è uno di quei libri che ti fa sorridere, solo che poi 10 righe sopra mi venivano i lacrimoni, no? Cosa fa Valentina? Mi fa ridere e mi fa commuovere allo stesso tempo. Quindi no, grazie davvero per questa perla, per questo libro, e soprattutto c'è una cosa di cui vorrei che tu, no, ci parlassi un attimo, aggiungendo qualche cosa, perché alcuni sono insegnanti, ma alcuni no. C'è questo spaccato iniziale bellissimo, che raramente ho trovato raccontato in un romanzo così bene, sulle nomine degli insegnanti nella scuola. E la gente perché, già ride. Perché la gente già, ma la gente non ci... Questa cosa dobbiamo dirla brevemente, perché la chi non è nel sapere. Mondo della scuola, te deve sapere che follia sono le nomine. Dici qualche cosa, perché questo è preso da una costituzione assolutamente reale, ho dovuto romanzare pochissimo. Ma no, quella è la storia di vita vera. Dunque le nomine sono quel rito di fine estate che poi si ripete a volte anche 2 o 3 volte nel corso dell'anno scolastico, perché poi si aggiornano le graduatorie, quindi le nomine si rifanno. È una specie di asta in cui i supplenti vanno a mendicare con scarsissima dignità un posto di lavoro al 30 giugno. Ecco, funziona più o meno così. Cioè tu non hai una scuola, tu non hai certezza, hai passato l'estate a sentirti dire dai colleghi di ruolo, tra l'altro, che lo sanno benissimo, sai già dove sei l'anno prossimo? Non lo so perché le nomine le fanno a settembre, tu lo sai, sei di ruolo, ci sei passato, quindi cosa ti chiedi? E dopo che te l'ha chiesto tutto il mondo, tu a settembre finalmente arrivi lì, in un giorno che ti viene detto dall'oggi al domani, e sei in uno stanzone enorme dove c'è tanta gente arrabbiata che a volte conosci, sono anche amici, ma in quel momento li odi tutti perché hanno di solito più punti di te, oppure ti prenderanno la scuola che volevi, oppure non lo so, comunque tu a prescindere li odi perché non è una bella giornata. C'è un pazzo o una pazza, a seconda, con il microfono, che urla 12 ore all'istituto, contessa Mazzanti viene dal mare, chi lo vuole? E tu ti presenti e le prendi, non le prendi, accetti, poi scegli al momento, no? Perché arrivi lì, che tu parti con un foglio che è stato pubblicato sul sito del sindacato, non lo so, ma non è aggiornato. Perché tu arrivi e ti dicono, quello non va più bene. Proiettano per un attimo un elenco di sedi che tu cerchi disperatamente di scrivere, ma poi niente, il proiettore si rompeva via. Le sedi ve le dettiamo, dettano un elenco di sedi disponibili, ma tu non riesci perché non riesci più a stare sotto dettatura, hai perso l'allenamento, sei un docente, non sei più un alunno, ma poi a mano non sappiamo più scrivere. E poi ti chiamano, ma non sai bene quanto perché la graduatoria è incrociata, e a un certo punto senti il tuo nome, sono passate ore, tu sei vagamente, sei disidratato a questo punto, non sei più lucido, vai e ti chiedono cosa sceglie? Tu vorresti, non so, uno spritz, un prosecco, invece no, prendi, ho 12 ore qui e 6 ore là, una cattedra mista, prendi quello che rimane, prendi cose, poi arrivi a casa e ti rendi conto di quello che hai fatto, ma è tardi. E fino al 30 giugno sei a posto, l'anno dopo si rifà perché ci è piaciuto, finché non è più di ruolo. Queste sono le nomine, più o meno. Esatto, questo è per dare l'idea con che serenità poi uno inizia a lavorare, perché è passato un'estate nell'attesa spasmodica di questo momento, e poi dopo questo momento di grande quiete, anche di grande valutazione professionale, no? Perché ti senti bene dopo essere stato 6, 8, 12 ore in piedi aspettando il tuo nome per prendere 3 spezzoni qua e 2 ore di là, e poi il giorno dopo, perché le nomine di solito le fanno di venerdì, non ti pagano il sabato e la domenica, e prendi servizio lunedì, perché sì, perché è più bello. E quindi poi tu lunedì
vai in una scuola che non sai qual è, ma il sabato e la domenica hai fatto la gita esplorativa. Per cui col marito, col fidanzato, col figlio, il sabato e la domenica dici aspetta che vado a vedere dov'è la scuola, cronometri, quanto ci metto dalla stazione dei pullman alla scuola, perché sennò lunedì mattina arrivi lì e sei più perso degli studenti. Quindi fai questa cosa qua. Sì, infatti la protagonista del romanzo di Valentina, che ovviamente è un romanzo, insomma, no, che ha una parte di finzione, ma che prende spunto dalla tua vita di insegnante. Diciamo che è sicuramente molto autobiografico, perché sennò non sarebbe venuto così bene, ne sono certa, e viene definita quella nuova, perché quindi tu come tutti sei stato per un anno senza un nome. Sì, anche perché poi nelle scuole grandi, la mia è una scuola molto grande, ricordarsi nome e cognome di tutti, abbinarli alla materia, poi ci sono delle materie allucinanti, sono materie di indirizzo, quindi io ero quella nuova di italiano, erano 5-6 insegnanti e quella nuova che ha preso la cattedra a settembre, è il nome che ti tieni per un po'. Esatto, no? E quella nuova però alla fine in questa scuola, che è una scuola dove con grande sfida e ardore Valentina insegna lettere, storia, il prezzo del pericolo, ovviamente ha magari un target di ragazzi che, essendo vissuto professionale, meccanici, elettricisti, eccetera, insomma, magari non hanno proprio tutta questa voglia. Quindi ha dovuto usare sicuramente molta creatività, e nel libro è ben raccontato anche, no, questo modo diverso di raggiungere i ragazzi. Quindi io l'ho molto amato questo libro, perché credo profondamente che in qualunque scuola si dovrebbe trovare si devono trovare tutti i modi per raggiungere i ragazzi, e non solo quello canonico della mia spiegazione fatta, insomma, dentro la mia testa, ma magari non centrata sul bisogno dei ragazzi. In più questo libro ha delle perle, io sappiate che ho chiesto l'autorizzazione a Valentina, quindi qua e là qualche pezzo lo leggerò io, perché lei giustamente che si definisce ceccata nel libro, credo sia autobiografico anche questo, dice che avendo le lenti oggi fa un po' fatica, quindi io leggerò qua e là qualche pezzettino per farvi così assaporare il bello di questo libro, ma in realtà per aprire alcuni temi di cui parliamo oggi. Tra poco poi ci sarà l'interrogazione, tipo maturità, con le bustine da aprire, ma adesso volevo in realtà leggervi un pezzettino che a me ha colpito Dio, in realtà è uno di quei libri che leggi sottolineando, davvero. E parentesi, perché adesso ho girato lo sguardo, vedo alcuni ragazzi, lo dico per i genitori qui, è un libro che secondo me vale la pena regalare ai ragazzi, perché credo, non so, tu l'hai già letto? Sto leggendo. Ah, lo stai leggendo. Com'è? Vero? Vero è fa ridere e piace anche ai ragazzi. Cioè, io ho sentito già diversi ragazzi che l'hanno letto e si sono trovati bene dentro questo libro, per il linguaggio, per lo stile, si identifica. Basta, ti posso interrompere? Questa è la cosa più bella che mi sia capitata, cioè i lettori giovani, perché i colleghi ti leggono magari anche solo perché, cioè, vediamo questa qui cosa dice sulla scuola, anche per magari per criticare, i lettori della pagina potevo aspettarmelo, ma i ragazzi non leggono niente. Se non sono obbligati a farlo, oppure se una cosa non piace per qualche motivo. Quindi i ragazzi che mi scrivono e che ho scoperto come lettori sono il regalo più bello. Sì, no, immagino, perché vuol dire che è veramente un apprezzamento autentico e pulito. E quindi io consiglio davvero, visto che è faticoso far leggere i ragazzi, io insomma assolutamente ho anche due figli di 15-18 anni e 15 anni, ovviamente legge sotto tortura, sotto ricatto tecnologico, mezz'ora di lettura per mezz'ora di telefono, quelle robe terribili che facciamo noi genitori, ma le facciamo, diciamocelo. E quindi credo che lo inviterò a leggere questo libro, perché è davvero un libro che, insomma, è godibile, è assolutamente godibile, ma anche fa pensare e dà uno spaccato dei ragazzi, secondo me, positivo, perché spesso se no i ragazzi ogni tanto in qualche testo, in qualche libro ne escono ancora un po', come diceva prima Romeo, con questa immagine negativa, ma che io non condivido. Apro con un pezzettino piccolino sul tema della bellezza, perché mi sono ritrovata moltissimo in questa parte, dove c'è tutta una dinamica, insomma, non voglio spoilerarlo troppo, però ovviamente i ragazzi ogni tanto si portano a fare da gite, uscite didattiche, eccetera, eccetera, e quindi qui c'è da riflettere se portare o no questa classe al teatro. E giustamente, chi, insomma, nessuno, no, ti passi la palla, li porti tu, però... Sì, no, anche perché quelle uscite lì sono quelle uscite dove ti giochi un po' la reputazione, quindi ti porti sempre le classi, quelle che sai che non ti daranno problemi. E poi si assiste a questo ribaltamento, no? Di solito a scuola, per cui le classi che non dovrebbero darti problemi, in giro si rivelano dei gruppi di sciamannati che ti mettono nei guai, mentre invece poi le classi più insospettabili alla fine ti fanno fare anche bella figura, maledetti loro, poi il giorno dopo in classe non ti ascoltano di nuovo, però poi sono quelle
quelle classi con i ragazzi che in aula stanno appunto piallati, ti mangiano in faccia, cuffie, e li porti in giro e fanno anche le domande intelligenti, no? Cioè quello che in classe prenderesti col lanciafiamme perché non sta zitto, in giro fa anche la domanda acuta e poi alla fine c'è il cicerone che ti dice, però quel ragazzo lì si vede che è preparato. Sì, e tu te la giochi. E commenti, dice, sì, sì, in effetti è uno dei migliori. Effettivamente, sì. Quindi così, no? Devi sempre rischiare un po' come il gioco d'azzardo, e rischi di portare a volte in giro delle classi senza sapere come andrà, però poi a volte va bene, dai. E soprattutto decidi magari di portare fuori una classe a fare uscita, visitare un museo, vedere uno spettacolo, a teatro, anche una classe insomma quelle proprio sulle quali non punteresti neanche 50 centesimi, secondo me perché c'è di sfondo e di cornice questo pensiero, che qui in poche righe Valentina dice benissimo. Si sente, sì, fatemi dei segnali non verbali. Perché io avete notato che mi muovo molto, mi oggi quello, però quello. Che finta che potrei degenerare. Sai che io ho una parte adolescente, no? Lavorando per le adolescenti mi è rimasta una parte. Qui Valentina scrive: il fatto è che alla bruttezza ci si abitua, alle scuole brutte, ai banchi rotti, ai muri sporchi, ai bagni inguardabili. I nostri alunni ci sono così abituati che nemmeno lo vedono più. Alla bellezza, però, non ti abitua mai nessuno. Andare a teatro significa entrare in un luogo con le luci soffuse, le poltroncine di velluto rosso, il profumo di polvere e legno del palcoscenico, le tende coi fiocchi e le nappine d'oro, le statue sbozzate che sorreggono i palchi. E se non ce li portiamo noi, che siamo alla scuola, chi mai lo farà? Questo è un tema che io ho molto caro, perché mi ci ha fatto pensare, anzi quel pensiero lì, quella frase lì viene da una riflessione reale, cioè da un'uscita nel teatro, io sono di Vercelli, il Teatro Civico di Vercelli non è che sia la Scala di Milano, è un teatro di provincia come ce ne sono tantissimi sul territorio nazionale, con sì, le poltroncine di velluto rosso, con il lampadario, il palco, un vecchio teatro di provincia se vogliamo. Avevo accompagnato una classe per uno spettacolo che riguardava la mitologia, quindi io avevo puntato molto a prepararli a quello che avrebbero visto in scena, sopra il palco. E invece entrando una ragazza mi ha detto, wow prof, che bella cosa, perché al Civico a Vercelli insomma ci andiamo un po' tutti a fare i saggi da quando abbiamo 12 anni, col bifero ci portano a scuola, quindi non l'avevo mai considerato sotto quell'aspetto. Che bello il teatro, cioè che bello andare a teatro. I ragazzi di questa classe che racconto e che poi sono gli ispiratori di tanti altri episodi, a teatro ce li ho portati anche altre volte, a ascoltare anche la musica classica, mi hanno guardato malissimo per tutto il tempo e poi però ci sono venuti. Uno una volta tirò fuori il telefono, volevo ammazzarlo, e invece mi fa, ma però così poi me lo risento. Non sapevo se continuare ad ammazzarlo o lasciarselo fare, perché era Vivaldi, in fondo sarebbe stato contento anche Vivaldi. Dobbiamo farlo, cioè dobbiamo farlo noi che siamo la scuola, dobbiamo portarli nei musei, dobbiamo portarli nei teatri, dobbiamo fargli vedere le cose belle, perché le scuole sono brutte, le nostre scuole sono orribili. Adesso qualcuno magari è fortunato e sta in qualche bella scuola, in qualche bel palazzo storico, ma le scuole che ho girato io, ho visto la signora che mi ha fatto una faccia, come dire. Io, le scuole che ho girato, medie, che ho girato io, sono degli scatoloni tremendi, poi adesso con tutte le norme sulla sicurezza ci sono le porte antipanico, adesso ci avremo pure il banco con le rotelle che voglio vedere, e sono brutte, le scuole sono brutte, i bagni sono un murales molto educativo dal punto di vista della sessualità, però poco artistico, e sono brutte. Cioè noi stiamo 6 ore al giorno con delle persone in evoluzione, in crescita, in un posto brutto. Porca miseria, abitiamo in Italia, dove abbiamo il 70% dei beni culturali del mondo, ma andiamo un po' fuori. Però se andiamo fuori poi spaccano le cose. Mi sembra che le cose le spacchino anche gli altri, non necessariamente i nostri meccanici incinta. E quindi portiamoceli, prendiamoci il rischio, che tanto poi non sono così male. Magari se avessimo delle classi più piccole, ecco 12, li gestiamo meglio che non 30, questo sicuramente sì, però portiamoli al museo, portiamoli a
a pugnano, però tanto l'alternativa è stare in classe, quindi vengono, poi vedo sì qualunque cosa loro la fanno, bastano stare in classe, e resta molto di più di una lezione in cui abbiamo fatto il professore dell'attimo urgente saltando sul tavolo, guardando non ti guardano, loro sono lì che col telefono così. Invece fuori magari tu li porti a vedere lo spettacolo teatrale sulla mitologia e loro guardano quanto è bello il teatro, ma hanno visto una cosa. No, mi ritrovo al 100% su questo tema, anche di, come dire, non necessariamente fare una cosa perché tutti capiscano, tutti colgano, l'obiettivo didattico sia raggiunto, ma li porto intanto dentro un luogo bello, perché educo alla bellezza stando nel bello. Concordo che le scuole italiane da questo punto di vista sono tutt'altro che virtuose, anzi sono una ribelle quando andiamo da qualche parte, che ne so, andiamo nell'altra scuola a sentire la turboconferenza sugli elettrovalvole, no? Che io capisco niente, faccio l'accompagnatrice, mi faccio due palle così, e poi quando torniamo a casa, invece che tornare a scuola per la via più breve, facciamo un giro, ma sempre per il centro storico, c'è qualcuno che certe strade non le fa mai, poi ti chiede, ma quello? Ma vai, non ti sfugge nulla, facciamo un giro. Tanto se andiamo a scuola l'ora è persa, cominciano a dirti vabbè ma adesso spiega, manca 20, e allora quel 20 lì perdiamocelo in giro. No, mi ritrovo su questo aspetto stupendo di, come dire, tenerli anche fuori solo dal contesto scuola. Poi tornano da mangiare, ma vabbè. Poi vabbè, si fanno le tappe nel libro, esatto, no? Perché non ci sono solo queste perle di saggezza, cioè il libro ha dei tratti ironici meravigliosi, no? Su questo aspetto, che mangiano di continuo, fanno le tappe a ogni angolo, perché sono appunto degli adolescenti maschi in crescita. Però ecco, no, grazie Valentina per questo pensiero, perché anch'io credo che al di là della struttura che di base fa un po' schifo della scuola italiana, proprio le strutture che abbiamo, no? Però in realtà, per esempio, io vedo che qui in Badozzo ci sono ancora delle scuole abbastanza fatte bene, però credo che si perda un po' l'idea di educare al bello quando i ragazzi crescono, perché la scuola elementare, i disegni appesi, le decore, le cose colorate, è generalmente accogliente. Io lavoro nelle scuole, entro nella scuola elementare, bellina, sempre fatta, anche con cose che sono fatte dai bambini, e quindi tu ti senti nel tuo spazio. Le medie comincia ad arrivare che ok, c'è ancora qualche disegno di quelli puntinini, questi qua carini, ma già i cartelloni degli anni 90 che vanno disgregandosi nelle sale insegnanti. Cade. Cominciano ad esserci queste cose, arrivi poi alle superiori che normalmente c'è una parete liscia con quel colore grigio verde che fa una tristezza incredibile. No, da noi non c'è niente, perché ogni cosa potrebbe diventare oggetto contundente. Quindi le mie aule sono tipo quelle aule di contenimento, no? Dove non c'è niente, dove gli appendiabiti no, neanche parlarne, perché potrebbero appenderci uno di prima per il cappuccio della felpa. Non c'è il portaombrelli, no, perché uno una volta l'ha fatto roteare nell'atrio. Non c'è le cartine, no, ma quelle che abbiamo c'hanno ancora Leningrado, e quindi no, nelle mie aule non c'è nulla, c'è il nulla eterno, sono queste belle pareti così e basta. Che però parte da un assunto di base che fa un po' tristezza, cioè dei ragazzi non ci si può fidare, è vero che ne combinano, perché lei le racconta tutte nel libro, quindi insomma ti fai delle risate, ma anche vedi cosa succede realmente, i banchi che volano, i furti ci sono, ogni tanto le problematiche serie nella scuola ci sono. Però se per prevenire quello a questo punto creiamo l'ambiente asettico, non so, abbiamo poi un gran vantaggio. No, non funziona così, anche perché poi si arrabbiano quando qualcuno gli va a toccare la loro aula. C'è quell'episodio in cui c'è un murales un po' diciamo di buon auspicio fatto sulla parete di un'aula, poi i ragazzi ci tengono a rimuoverlo, perché quella è il loro spazio, come quello spazio dove trascorrono 6 ore al giorno, non sono poche. Quindi sulla linea non so quando ce la faremo a scuola cominciare a pensare al bello e educare al bello prima di educare solo, insomma, ai 1000 contenuti da trasferire che non sono da togliere, ma ci mancherebbe, forse in un contesto un po' più gradevoli i ragazzi si sentirebbero un po' più a casa loro, perché poi alla fine non è a casa, la scuola, stanno davvero tante ore. Ma come vedi, io ho un po' di cose annotate. Romain, io inizierei l'interrogazione sul libro, perché io non mi era già iniziata. Questa era solo come la premessa, vero? Perché io nei miei momenti di sadismo bello, però affettivo, proprio affettivo, pensate che ho preparato 8 domande, tipo l'esame della maturità, che devi prendere le buste. Ma non ci sono più le buste, no, le hanno tolte. E io le ho messe, Valentina, le ho messe, ma sono stata brava, volevo addirittura fare anche la scuola, la scatola di biglietti,
ce l'hai, quella per estrarre per intorno. Ma io sono oltre, io ho il dado da gioco di ruolo. Quello da 30, a seconda delle classi. Ho un set di dadi bellissimo, ordinato su Amazon da giocatrice di giochi di ruolo, e quindi a seconda, sono la classe da 15, la classe da 30, tiro il dado, che loro dicono essere truccato. Vero? Vedete, anche l'originalità, no, nel senso, con i dati bisogna cambiare l'approccio, uso il dado, faccio qualcosa. No, per i bigliettini, se no, nell'intervallo tolgono il loro nome, fanno dici con il numero 7 che è l'unico che ha studiato. Vero, non è tanto. Quella roba lì è superata. Quindi, siccome era superata, non lo fate neanche io, a lui è il libro. Bello. Si chiama libro? Sì, sì, l'ho visto sui social, ciao libro. Ah già, è vero, è famoso sui social. Quindi io mi faccio intanto al pubblico, non so se le faremo tutte, ma in realtà sembrano domande complicate, ma non lo sono, no? Adesso faccio come gli insegnanti, sai quando fanno le premesse lunghe prima di farti la domanda, che ti viene la tensione da alunno, vero? Non lo fate così. Tu sei buona, lo so che sei buona, Valentina, l'hai detto. Ma noi mi mandano a stendere se faccio quella roba lì. Esatto. No, vai, allora, vai, dal pubblico, così vediamo un po'. Sparate un numero da 1 a 8, vai. No, facciamo la domanda. No, no, prima passiamo velocissime e poi 1 1 8. 3 la 3. La 1 la 2 o la 3? La 3. Guarda. Falle passare. Guarda che te l'ho fatto numerate con i numeri grandi. 5 4 1 8 6 Napoli secondo estratto 3. Certo che c'è. Vai. La lingua. Eh sì, qualcuna ci sarà. Quando hai iniziato a sviluppare la SDS, sindrome da soprannome, per cui non resisti alla tentazione di dare un soprannome alle persone che conosci? Poi pesca la domanda 6. Cos'è Monopoli? Ho fatto come giochi di ruolo! Io non lo sapevo che ti piacesse! Fantastica! Non sapevo che ti piacesse, vedi, ti ho fatto poi pesca. No, la sindrome da soprannome ho iniziato a svilupparla da quando ho iniziato a scrivere, perché io avevo un blog prima di aprire questa pagina Facebook e già lì raccontavo svariate cose anche di vita privata, nascondendo tutti i personaggi, anche i miei amici, dietro un soprannome, e poi anche tanti ex alunni delle medie, non so, il ricattatore, occhio sbarrato, c'erano dei personaggi del mio vecchio blog che è sparito che avevano tutti il loro soprannome. Il soprannome, mi sono accorta che, oltre che permettermi di nascondere l'identità del personaggio, mi permetteva anche di bypassare tutta una serie di informazioni sulla provenienza, sull'etnia. Dare un nome anche di fantasia avrebbe comunque già etichettato il personaggio. Invece un soprannome, come può essere appunto il Fiallato, come può essere il Trucido, che fanno riferimento a un comportamento, un dettaglio dell'abbigliamento, permettono poi al lettore di immaginarsi il personaggio così com'è, senza che io in qualche maniera glielo dipinga. Già il lettore se lo immagina poi in base a quello che il personaggio fa e a come si comporta. E poi i nomignoli alla fine sono tutti nomignoli molto affettuosi, o sono riferiti, perché poi mi vengono così punto e basta, non è che ci penso, o sono riferiti a un dettaglio fisico ma positivo, non so, chioma di fuoco perché ha questi capelli meravigliosi, oppure smalto viola perché ha questa caratteristica di camera. Io ho avuto tante studentesse che potrei identificare per una cifra. Del resto quell'età lì è l'età in cui cerchi disperatamente qualcosa che ti contraddistingua nell'abbigliamento, o da una parte che ti nasconda, ti faccia fare parte, no, del gregge, e dall'altra però che ti contraddistingua. Cioè io ho, non so, l'alunno che ha sempre le tute fluo, tra l'altro. Quella rosa, quell'arancione, quella gialla, che quando c'è nebbia lo vedi benissimo, oppure la leoparda, ce l'ho avuta davvero questa ragazza con il hijab sempre leopardato con i colori sgargianti, oppure il trucido che si veste come giustiziere della notte, in realtà è un cuore d'oro, però quando lo incontri sembra sempre che sia uscito da un incontro con un Rottweiler, perché è tutto strappato e non sai esattamente i jeans come stiano su. Sono quei piccoli dettagli, tanto più all'inizio dell'anno, quando hai sei classi, sette classi, otto, nove classi, chi magari ha due ore per materia, e quindi ti trovi a dover fare il punto della situazione. Io ho i colleghi che magari si fanno dare le fotine, no? Io sono sempre andata di soprannome, cerco di fotografarli in base a qualche caratteristica che mi colpisce, e poi resta quando
li uso per raccontarli. Ma i tuoi alunni, adesso che è uscito il libro, quelli che l'hanno letto si sono un po' riconosciuti, alcuni ti hanno chiesto, prof, ma questo sono io? Allora, tenendo conto che i personaggi del libro a volte sono ispirati a due, tre alunni messi insieme, oppure che comunque insomma è stato fatto un po' un'azione di nascondimento, giustamente, per tutelarli, però devo dire che alcuni personaggi sono effettivamente ispirati a miei alunni storici, e alcuni mi hanno contattata chiedendomi, prof, ma questa cosa qui, quello lì, è lui. Sì, sì. Però io devo anche dire la verità, sono molto 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 carini i miei allievi, cioè non ho nessuno che si sia risentito, anche perché i ragazzi ne escono abbastanza bene nel mio, sì, nel mio romanzo. Non so, la dama, per esempio, che è ispirata a una studentessa veramente eccellente, e adesso ormai è matura da tempo, però si è riconosciuta in un paio di episodi e niente, me l'ha segnalato, ma va bene così. Niente. Devo andare alla domanda 6? Devo andare alla domanda 6, sì. Che però Romain prima mi ha già un po' fregato con la domanda 6, vedi come abbiamo sintonia. 8, 6, prima devi rispondere alla 3 già fatto. Perché se per caso la pescavi, sai. Compito. Gli ho dato il compito. Oh, madonna bella. Prima della fine della presentazione devi aver trovato un soprannome per le tue due intervistatrici della giornata. Ragazzi, e lei ti ha già aiutato. Datemi te. Ma perché lei si è definita la livella garruppata? Lei si è data. Ah, quindi il tuo, boh, il tuo è già a posto. È come gli studenti. C'è già. È vero, scusa, coppia. C'è già. Come diresti tu? No, trova un'idea tua creativa, originale. E non lo so, ci devo pensare. Certo, attimo, infatti, adesso, prima della fine adesso dammi tempo. Ma vediamo qualche altra domanda sul libro, vai. Tanto sono piccole, sono così delle, sono delle stronzattine così, a peschi tu vai. No, no, non così. Non avevo ancora letto. Sì. No, se vuoi. Dal libro emerge un'idea della scuola come un luogo allegro e divertente. Secondo te si potrebbe ridere di più a scuola? Come te la immagini una scuola ideale? Non come quella di quest'anno, intanto. È un luogo allegro e divertente? Sì, cioè, almeno io a scuola mi diverto tantissimo. Me ne sono accorta alla prima supplenza che ho fatto. La mia prima supplenza sono state tre settimane nella settimana dei consigli di classe, anzi degli scrutini del primo quadrimestre, in una scuola media in mezzo alle risaie, dove naturalmente ero la coordinatrice in una classe e la segretaria nell'altra, quindi cioè, iniziavo il giorno dopo scrutinio verbale, per cose lì, ci presenti la classe, non lo so, cioè chi sono io. Però queste cose bellissime, no? Che a scuola quando tu dici no, ma io sono la supplente, quindi puoi farlo tu che sei di... No, tocca a te, tu supplisci il coordinatore, coordini tu, certo, perfetto. E poi c'è anche quest'altra cosa, tu che sei di lettere fai il verbale, che non si è mai capito perché, e oppure tu che sei il più giovane fai il verbale, okay? Ci sono questi riti che si tramandano, e però fa anche un po' ridere, dai. Quindi sì, la scuola secondo me è un posto molto allegro e divertente, anche perché è popolata da personaggi divertenti se sai come guardarli, e poi soprattutto perché ci sono i ragazzi. Io con i ragazzi mi diverto tantissimo, sono quelle mattine in cui entro incazzata come una bestia e esco 60 minuti dopo ridendo con il cuore leggero, perché poi è successo qualcosa, poi ti chiedono scusa, oppure entrano, tu entri, non sei ancora arrivato alla cattedra, hai la borsa, la bottiglia d'acqua, il tablet, le cose, prof, non si arrabbi. La premessa è interessante. Non ho ancora iniziato a fare nulla, quindi sì, è divertente. Come sarebbe una scuola ideale? Non lo so, intanto a scuola, perché quest'anno è stata l'opposto di una scuola ideale, una scuola dove ci siano le risorse per farla bene, che anche questa è un'utopia, e una scuola dove, adesso dico una cosa tremenda, che sembra una leccata pazzesca ai miei colleghi, io sono fortunata perché sto in una scuola dove ho un gruppo di colleghi con cui lavoro molto bene. Ecco, la scuola ideale è una scuola dove lavori bene, lavori di squadra. Le scuole brutte sono quelle dove ci sono le spaccature, una volta sono da supplente, prendi l'incarico in una scuola e dopo una settimana capisci già che ti devi schierare, ma tu sei per questo preside o no? E tu non hai ancora capito neanche chi è il preside. Tu ti stai chiedendo dove tengono la chiave del bagno, però sai che ti devi schierare. E quindi
Beh, certe cose che sento al collegio effettivamente sono salte e ti guardano malissimo. E quindi ecco, quando ci sono queste tensioni qui si lavora male, invece quando si lavora per i ragazzi con i ragazzi è tutto più semplice. Grazie, sì, cara. Okay. Brava, brava a rispondere. Sì. Facciamo ancora qualcuna? Vai, chi è che mi spara un uno? Vai, uno. Qua, ce l'aveva qui. Che brava che l'hai scritta grossa. L'ho scritta grossa. Qualcuno dei tuoi colleghi o ex colleghi si è riconosciuto nei prof che vengono descritti nel libro? E soprattutto, la Gloria Swanson esiste nella realtà? Allora, che mi sembra incredibile che esista, chi non l'ha letto, questa insegnante eccentrica. Dunque, sì, qualcuno dei miei colleghi si è riconosciuto, c'è stata un po' la caccia tra i miei colleghi, mi arrivavano dei messaggini tipo, ma Ruvido è lui? Ma il rombo è lui. I miei colleghi del libro sono ispirati a tanti colleghi che ho incontrato nel corso degli anni. Poi penso che il rombo, c'è cioè un collega con i maglioni impresentabili, dai, ce l'abbiamo avuto tutti. In qualunque posto di lavoro, e anche con i colleghi bravissimi. Il Ruvido è un po' è bravissimo e preparatissimo nella sua materia, solo che sono nelle relazioni umane che insomma. Non eccelle, è un po' brusco, anche questo insomma è un tratto caratteriale che hanno tante persone. Gloria Swanson è esistita, nel senso che è veramente ispirata a una collega che ho avuto un po' di anni fa, non ha fatto tutto quello che viene fatto nel libro, solo che io insegno italiano e le regole della narratologia dicono che un libro per funzionare deve avere un cattivo e quindi mi serviva una cattiva veramente cattiva. Tutte le cose peggiori che ricordo di alcuni colleghi che ho avuto li ho convogliati nel suo personaggio che assoma una serie di pregiù. Sta facendo l'orecchio? Scusa, niente, è una roba proprio insegnante non l'ho più fatto, scusi. Era proprio la copertina, no, scusi. E quindi tutto quello che era di pregiudizi, gliel'ho cucito addosso in maniera tale che ci fosse un personaggio da odiare, uno però, ecco, bello forte. Siamo qui, c'è la diretta Facebook? Sì, tanti mi chiedono se c'è la diretta, quindi sì, questa cosa resta nei secoli dei secoli, perfetto. Qualcuno mi chiede, esiste Adriano? Io vi dico solo che qualche settimana fa ho risposto a una telefonata dicendo pronto e dall'altra parte della cornetta una voce mi ha detto ciao, sono Adriano. E quindi sì, esiste anche lui da qualche parte e lo sa. E lo amo. Adriano c'è però insomma guai se non ci fosse. Vai Enzi, spara un numero, dai, sono le ultime così finisce l'interrogazione. No, era fino a 8. Molto attenta. Come gli studenti fino all'otto, no? Come quei professori che dicono io arrivo fino all'otto, cioè se io so tutto io do al massimo 8. Infatti esatto, c'era un po' questa qua. Quindi 8. No, ho già fatta. Ti è rimasto 4, 5, 7, 2, 7. Quando la prof fa una piazzata nel monologo, no, se vi lascia lei non è una zoccola, al famoso monologo che adesso vi spiego, si sente forte la volontà di trasmettere dei valori. Leggiamolo. Leggiamolo. Commenta la frase. Commenti la frase. Vero? Scusa, Si esprime, era un po' una parodia dell'interrogazione. No, vi leggo questo pezzetto, ripeto, sarebbe tutto da leggere a pezzi qua là perché è meraviglioso. Io ne ho scelti alcuni in base al mio gusto, ma perché ci tenevo a leggere questo pezzo dove sicuramente, secondo me, c'è dietro la volontà anche, no, di trasmettere un valore quando fa questa piazzata che io non so se nella vita reale Valentina abbia fatto. No, se... quella l'ho fatta. Ah, questa l'hai fatta veramente? No, ci sono due o tre piazzate che faccio regolarmente, ciclicamente a scuola. Uno è, per chi non l'ha letto, la piazzata femminista, cioè quando qualcuno si esprime, no? Ti ha lasciato una zoccola, una troia, ma tanto quella lì, e a me parte veramente un inno epico. La piazzata... no, due o tre effettivamente, la piazzata antirazzista, perché ogni tanto a scuola capitano anche queste dinamiche, non è tutto rose e fiori, è difficile a volte
dirimere certe liti, certe discussioni. La piazzata antiomofoba, perché io detesto quando si danno del frocio così allegramente, per cui mi parte l'embolo anche lì. E l'altra piazzata mi parte quando i ragazzi utilizzano, per esempio, si dicono: ah, ma tu sei down, per dire, ma tu non capisci, che è un'altra cosa che mi fa venire veramente la dermatite, perché per loro è: ma tanto non si offende, siamo amici, però le parole hanno un peso enorme, sono importanti. Per cui io su alcune parole che passano per insulti, ma in realtà sono etichette, divento una iena, e quindi se anche sto spiegando i sepolcri del foscolo non me ne frega niente, piove, e inizio a fare una scenata epica. Su scenata epica ho sentito anch'io una goccia, ma noi facciamo gli indifferenti. Yes. Poi se piove troppo ovviamente ci rifugieremo non so dove, perché so esattamente come a scuola non abbiamo le aule. Non abbiamo le aule e quindi improvviseremo non lo so dove, forse là nell'androne. Vabbè, ma direi che insomma un po' di cose abbiamo adesso. Sì, no, questo vi leggo solo questo pezzettino per darvi l'idea della piazzata della prof, perché c'è appunto il piallato che sta parlando in classe del fatto che è stato lasciato dalla ragazza, quindi ancora più depresso e più piallato del solito, eccetera. E quindi insomma la prof sta parlando e gli fa un po' raccontare, perché certe volte è vero che in classe quando hanno bisogno di raccontare tu non puoi più fare lezione, e lui dice: sì, in effetti di punto in bianco lei mi ha detto che mi ha lasciato, eccetera. E dal fondo si leva una voce anonima nella classe che dice: sì, ti ha lasciato perché è una zoccola. Non riesce a finire la parola. Non ci riesce perché l'urlo che mi esce lo appiccica al fondo della parete dell'aula. Un urlo in grado di smuovere le prime tre file di banchi, di far allontanare di colpo un manipolo di giocatori di rugby schierati a testuggine. Sono sinceramente sorpresa che i neon non ci siano caduti in testa con tutta la controsoffittatura. No! Perché se rilascia lei non è una zoccola, non è una troia, non è una puttana. È una che ha detto basta, ha detto no, ha fatto una scelta. Una scelta che a voi non piace, una scelta che vi fa star male, una scelta che non condividete, ma è una scelta legittima, una scelta che magari le è costata dolore o che invece ha fatto con leggerezza, ma è una scelta, è una presa di posizione, è un no. E quando è no, è no. E voi potete cercare di riguadagnare il terreno perduto se credete che ne valga la pena. Potrete darvi alla movida se la cosa vi fa star meglio, potete cancellare le foto cuoricciose dal telefono e dirvi che in fondo non era poi così bella. Potete anche cercare di riconquistarla. Ma mai, mai diventando mostri ossessivi, mai diventando belve vendicative, mai pretendendo di poter avere tutto, mai. 3 secondi di silenzio irreale. Prof, piallato si dà alla reconquista, come gli spagnoli, lo sa. Mi usano i termini storici così, ma allora sta a vedere che mi ascoltano. Questo pezzo è veramente... La piazzata serve sempre, anzi poi probabilmente restano molto di più le piazzate che tante ore di lezione pensate, preparate in tanti modi. La piazzata ogni tanto esce così, è un discorso non preparato, è un discorso improvvisato, è il monologo che ti esce. Però io su questo tema qui, insegnando in una scuola molto testosteronica, perché io tutti maschi, insisto tantissimo. Perché qualcuno deve un po' educarli anche all'affettività, sti ragazzi, sti maschi, che devono imparare un pochino a relazionarsi con l'universo femminile. E è un compito che andrebbe un po' condiviso, insomma, tra la famiglia, la società e tutti. La scuola si deve prendere caso. Io poi lo so che ci dicono e ci diciamo anche: sì, vabbè, ma dobbiamo fare anche questo a scuola, io devo andare avanti col programma. È vero, infatti poi ogni tanto ti viene proprio lo scoramento, che è un modo gentile per dire scazzo, però se non lo fai non l'hai fatto, e quindi alla fine questi discorsi qui poi di pancia ti escono, ma escono a me come escono alla collega di chimica, di matematica, così lì sono le famose competenze trasversali, poi noi le chiamiamo, no? E quella roba lì, quel discorso lì, che magari è uscito un po' così, quello era cittadinanza, per me rientrava nelle ore di cittadinanza. Esatto, cioè, no, grazie davvero, perché a parte insomma che... Ma sfondo una porta aperta con me su questo tema, perché credo davvero che ogni tanto in realtà non sia trascurare il programma, ma sia davvero trovare il modo di fare qualcosa che secondo me è programma, perché
perché è educazione, perché stai passando sui tagli delle competenze, in un modo diverso cogliendo al volo una situazione, un bisogno, e non andare oltre alle frasi che passano, gli insulti, magari è vero, insomma, nelle scuole testosteroniche ci sono molto, molto pesanti, e in qualche maniera anche, secondo me, dire voi valete anche questa piazzata, cioè non è che siccome c'è un po' nel libro, no, questa cosa sì, te la devo buttare lì, la questione, vabbè, sì, dai, tanto sono la professionale, sono un po' grezzi, lo sappiamo, cerco di fare il mio programma e vado oltre, tanto lo sappiamo che parlano così, no, si dicono, tanto sono così, tanto lascia perdere, fai passare l'ora e arriviamo in fondo, invece no. Però loro poi te lo riconoscono molto, questo è proprio vero, cioè se tu sputi il sangue e cioè, se tu ti arrabbi molto con un po' come i figli, no? Quando tu ti arrabbi moltissimo con una persona è perché in qualche maniera ci tieni, e sì, loro poi ti chiedono scusa, riconoscono il fatto che tu in quella relazione lì, in quel rapporto lì ci stai mettendo veramente te stesso, non l'arrabbiatura perché fate casino e quindi mi fate urlare, no, ma l'arrabbiatura per come ti sei comportato, cioè ti voglio spiegare perché hai sbagliato, ti voglio spiegare perché non devi usare determinate parole, perché feriscono, oppure perché quel comportamento ha urtato una persona. Quando tu fai queste piazzate qua, magari arrivi anche allo scontro, alla polemica, poi insomma ci sono delle ore di lezione che diventano veramente pesanti, però pagano alla fine, pagano perché loro te lo riconoscono in qualche grezza maniera, poi quando hanno un problema, una cosa da dirti, vengono da te. Invece se tu sei, vabbè, sei anche quello buono, no? Lasci perdere, cioè, vabbè, non importa, dai, facciamo passare l'ora, ma sì, va bene, lo sei a tutti, chi se ne frega. Non è poi che loro si vedano così valorizzati e riconosciuti. È un po', davvero, è come i figli a un certo punto. Cioè, se tu li sgridi, loro sanno che lo fai in fondo perché ci tieni, o no? Condivido al 100%. No. Mi ritrovo, e mi piace anche che nel libro si spezzi una lancia molto positiva a favore delle scuole professionali, dove non è vero che non si fa nulla, dove non è vero che è un parcheggio, dove purtroppo oggi si tende a usare questo stereotipo, e mi sembra che siamo un po' così, no? Come tu nel libro fai passare un po' il messaggio che non è che solo i licei sono le scuole in cui si studia, anche nei professionali, magari in modo diverso, più legato anche alle esperienze concrete e pratiche, perché giustamente ti prepara al lavoro la scuola professionale, ma anche qui si studia, ci sono dei passaggi molto belli anche, adesso non mi sto a tediare, vi lascio spazio per qualche domanda, ma passaggi in cui uno degli studenti va in un open day, insomma, di un'altra scuola, e giustamente poi provocatoriamente dice la sua rispetto al fatto che in questo open day, che era un open day di un liceo, giustamente si tendeva a usare, e io le ho sentite dire queste cose, purtroppo da genitore, ho un figlio grande che è in un liceo, e vagamente ho sentito a volte presentare le scuole licei dicendo qui si studia, non è come i professionali, che la trovo una roba aberrante, aberrante perché dà un'idea spassata della realtà, è squalificante verso i ragazzi che invece vogliono fare un professionale, perché serve anche quello, potremmo mica avere una società tutta di gente che ha fatto il liceo, no? Poi come dice bene il Piallato, non ci avete neanche le prese a nord qua dentro e fate tanti fighi, no? Grande. Piallato è veramente un grande, e quindi come dire, quella scenata lì, il sussulto di dignità di Piallato è veramente una cosa che mi ha raccontato un mio alunno incazzato come una biscia perché era andato all'open day dell'Amorosa e continuava a sentir dire perché qui non è come professionale, qui là non è come professionale, insomma. È vero che i professionali sono una tipologia di scuola magari particolare, poi ce ne sono diverse sul territorio nazionale, però se quando è una cosa che mi demoralizza vedere i ragazzi che entrano lì già etichettati, cioè loro con il consiglio orientativo delle medie, tu sei uno che non ha tanta voglia di studiare, quindi al massimo vuoi fare professionale, perché è già proprio un'etichettatura serie A, serie B. Ho fatto delle giornate di orientamento, una allucinante, in una media, dove erano i ragazzini stessi a, come dire, essersi già un po' divisi, no? Cioè, noi non andiamo a sentirvi, no, ma pertanto nella nostra classe nessuno è così corda, ma vieni a sentirvi, vieni anche solo per curiosità a vedere, no? C'è il prova con noi, è anche bello, a me piacciono quei ragazzini che magari hanno l'intenzione di fare tutt'altro, però si fanno il giro di tutte le scuole, entrano in un'officina, guardano, provano, smanettano, è divertente anche una giornata diversa. Invece c'è qualcuno che proprio e questa cosa qui la impara in casa, insomma impara da qualche parte a essere così già prevenuto. Noi abbiamo a professionale degli studenti che poi si sono iscritti in ingegneria, cioè
c'è qualcuno che nel frattempo cambia e impara. Certo, non tutti, va bene, però c'è anche tanta gente che fa il liceo esperto. Io ne ho avuti tanti anche di liceali al pomeriggio, a lezione privata, oddio. C'è di tutto, dappertutto, ecco, insomma. I ragazzi sono ragazzi. A volte scelgono le scuole i genitori, a volte seguono delle indicazioni che così non sono le loro. Siamo un paese dove c'è tanto da fare anche praticamente. Questa cosa l'ho scritta da qualche parte nel libro, non mi ricordo più, però insomma c'è bisogno anche di gente che sappia fare le cose e farle bene. Sì. Verissimo. Vai, chi è che ha qualche domanda per Valentina? Così non la torturo solo io con le mie bustine ossessive. L'inquisitrice, comunque il tuo soprannome. Vero, l'inquisitrice. Questo ce piacerà, no, mio, meno male che non è venuto, vero, mio marito, sennò ti avrebbe fatto un applauso così, veramente, come quello di Fantozzi. Avrebbe fatto 92 minuti di applausi, non gliela dico questa, Valentina, ma è registrata, cazzo. Vabbè, vai, Corrado. Mi sentono tanto. Poi di qua. Prima domanda riguarda il diario. Parliamo adesso di genitori, il rapporto tra insegnanti e genitori. Seconda domanda era lì la Courmayeur sentiva appunto di Rita faceva una domanda provocatoria, ma i tetti delle scuole non cadono più, le scuole non crollano più. A questo punto quindi gli investimenti che si devono fare attraverso i fondi europei dovrebbero essere destinati tantissimo alle scuole. Eppure tu dicevi prima, non so se i fondi arriveranno, non si sa. Allora, sui fondi non mi chiedete niente perché io non so, mi sembra di capire che adesso siamo concentrati sui banchi o sbaglio. Io tra l'altro vorrei... Ecco, se tu fossi ministro, cioè... Mi dimetterei subito e tornerei a insegnare perché preferisco stare con i ragazzini. Quel posto lì non fa per me. I fondi non ne ho idea. Mi piacerebbe che ce ne fossero abbastanza per mettere, ma tornando al discorso delle scuole sono brutte, per avere delle cose banali, tipo le tapparelle. Perché io adesso dico una scemata, ma ci dobbiamo distanziare un metro e mezzo. Sì, ma io ho la classe senza tapparelle, dall'una alle due, io ho mezza classe che è Copacabana. Cioè quelli lì. Dove però, scusa, il salto di pane. No, ma perché loro di solito, cioè, senza rotelle, guarda che magia, lo studente col banco, guarda cosa fa, migra. Poi io ho delle classi dove praticamente i banchi sono tutti messi un po' di qui e un po' di lì, e in mezzo al nulla il barba palchetto, no? Perché ci sono i termosifoni qua e là, io ho un'ala della mia scuola che è tipo è la torretta nord dei romanzi gotici, no? Quindi vicino ai termosifoni ci sono degli assembramenti, in mezzo tu puoi ballare la polca saltata. Quindi non lo so adesso che ci dobbiamo distanziare, quello che sta in mezzo, se si mette due piumini o cosa fa. Non lo so, cioè se arrivano i fondi io vorrei per cose tipo accendete il riscaldamento oppure rifate la controsoffittatura che in un'aula non ce l'abbiamo da 2 anni, noi magari in altre scuole non lo so, soprattutto le tapparelle, più prima dei banchi le tapparelle, la mia campagna sarà hashtag dateci le tapparelle. L'altra cosa che mi hai chiesto cos'era? Sì, con i genitori, il rapporto con i genitori. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo di professionale è che i ragazzi grandi li vedo pochi. No, perché mi ricordo di 40 anni fa da studente il diario rappresentava il fatto che dovevo portarlo firmato dai genitori. Sì, ma i miei sono papillon, cioè, parte adesso c'è il registro elettronico, quindi i genitori in linea teorica vedono tutto in tempo reale, ma tanto i miei alunni hanno le due password, la loro e quella dei genitori, quindi non c'è problema. Fanno tutto in autonomia. Poi se io faccio una nota sul diario, ammesso che qualcuno ce l'abbia ancora, sul libretto loro da falsari, consumati, me la riportano firmata dopo 20 minuti, non aspettano neanche da andare a casa. Quindi ecco, diciamo che io li ho grandi e quindi a volte i genitori li vedo, oppure il grande classico è vedo sempre quelli che non ho bisogno di vedere. No? Quando fai i colloqui, l'unica cosa bella della didattica a distanza che non abbiamo fatto i colloqui plenari. No, non è vero, che poi in realtà io parlavo con un sacco di mamme mentre mi facevano la camera e passavano dietro, no? Ah signora, mi scusi, no, le posso chiedere una cosa? Quindi ho fatto più colloqui così che altro. Però sì, no, i genitori sono
sono dei grandissimi alleati quando ci sono. Poi ci sono delle situazioni di grande lattanza, soprattutto in una scuola come la nostra. Io certi genitori li inseguo come l'Interpol e non riesco a rintracciarli tutto l'anno. Oppure quando li rintraccio ci sono quelli che ti cadono dalle nuvole. Cioè, ah, ma come? Mio figlio davvero? Va male così? Dopo che tu hai mandato la lettera, che c'è il registro elettronico, poi hai mandato la lettera, poi il sollecito, il cartellino giallo, la telefonata a casa e poi, vabbè, ci sono, ecco, svariate situazioni, ma penso che siano sempre quelle che si ripetono. Secondo me la scuola si ripete, cioè ci sono delle dinamiche che sono quelle da decenni. È un po' come stare dentro Matrix, ogni tanto ti sì, sì, cioè questa scena. Esatto, ma quando fai quei colloqui plenari che ti metti lì alle tre e non sai se quando esci, se esci, e mentre vai a casa stai cercando dove hai parcheggiato la macchina, io no perché non guido, quindi vado a casa a piedi, e ti seguono, no? Ti seguono fino a casa, tu a un certo punto fingi di abitare da un'altra parte, ma non vuoi che scoprono dove abiti, però sì, grazie. Vai, chi ha qualche domanda? Non fate i timidi, perché sennò l'inquisitrice deve continuare. Cioè, hai capito, l'inquisitrice mi ha soprannominato. Il marito ne sarebbe felice, si ritroverebbe. Vai, no, non siete più. Grazie. Mi è piaciuto un sacco quando hai fatto fare il tema e un alunno ha scritto tutta un'altra cosa. E parlava del ciao, non so che cosa. E a me è piaciuto tantissimo che tu hai valorizzato quello che lui ha scritto, perché comunque aveva scritto qualcosa, non aveva consegnato in bianco e le cose che aveva scritto, anche se non c'entrava niente con il tema, insomma, aveva fatto, prodotto qualche cosa. Quindi secondo me la scuola ha bisogno di questi professori. Io sono mamma di due adolescenti, di gente che vede anche le cose belle, forse come a volte. Vero. Sì, io ho avuto un preside che diceva sempre, no? Quando noi facevamo questi consigli straordinari per gente che aveva fatto le peggio cose, dicevo, vabbè, valorizziamo il positivo. L'anno scorso era peggio, ci guardavamo e dicevamo, ma sì, l'anno scorso effettivamente ha dato pochi panchi quest'anno, no, quindi, allora valutiamo il positivo. No, quella storia lì è vera, quella del tema del ciao, nel senso che io avevo dato un tema su gli argomenti, poi per prepararli all'esame, quindi con le tracce, la simulazione, e a lui non piaceva nessuna traccia, però piuttosto che stare lì due ore, tra l'altro uno che scriveva bene, con una grandissima verve, gli ha fatto il tema sul ciao, cioè il ciao come prodotto d'eccellenza del Made in Italy, per lui era fissato. Ero tentatissima di mandarlo, tra l'altro così, alla ditta produttrice che alla fine magari lo assumevano, era una cosa da fare. E lui candidamente non mi ha detto, ma io altrimenti star lì due ore e poi consegnare in bianco sarebbe stato due lo stesso, per prendere due, io scrivo una cosa che mi piace. Poi ho dovuto chiarire, quindi gli ho dato la sufficienza, ho dovuto chiarire che però non è che potevano farlo tutte le volte, quindi era un bonus annuale così e se l'era giocato lui e quindi ciao. Ciao! È già stessa della parola, però tante volte capita che poi vadano fuori tema, anche se in maniera non così eclatante, magari partono da qualche parte e poi vanno da un'altra. Quello che ho capito è che, cioè massacrare, hai fatto 12 errori ortografici, come spago la mia, e hai scritto male, questo non va bene, e continui a dargli 4, 4 e 4, loro cominciano a dire io il tema non lo so fare, mi fa schifo, lo odio, quindi ti consegnano in bianco, oppure non ne escono. Invece se tu insomma provi appunto a valorizzare effettivamente quello che c'è di buono, gli dici guarda, sì, hai fatto 12 errori ortografici, però questo concetto qua era bello, questa frase era bella, io correggo col colore, difatti ci metto un casino di tempo e loro mi odiano, però poi restituisco i temi con le faccette, le cose colorate, e vicino con le matite colorate che avevo mia figlia, scrivo, beh, questo era bello, questo pensiero. Sì, te le rubo io. Questo pensiero qua era bello, questo concetto qua, guarda che comunque niente, c'è qualcuno che ti scrive delle frasi poetiche piantate lì in mezzo a due condizionali che ti fanno raccapricciare, comunque lì in mezzo trovi veramente i fiorellini, non sempre, non in tutti i pacchi, però una per pacco c'è secondo me. Grazie. Vai, ho visto una mano alzata là, vai. Arrivo. Tutto pronto? Io in realtà più che altro volevo fare una ringraziamento, perché quello che sto per dire in realtà
volevo interrompere la lettura perché prendo troppo. E questo perché io non sono né un genitore o una genitore, sono tra la fase intermedia, tra l'università, quindi uscita da poco dalla scuola, e sostanzialmente io mi sono rivista in me, insomma, 7 anni fa, con la maturità, e quando lì è stato, mi sono rivista mentre distesa sul banco, sporchi all'altro, che piangeva perché le mie compagne avrebbero voluto mandare un tutto con essere distante con un insegnante di sostegno, tutta una serie di robe abbastanza brutte, e ho pensato che in realtà Valentina Petri era la persona che stavo cercando da sempre. Ma grazie a lei, perché io mi ricordo sempre che è la mia prima presentazione di un libro per cui quello che in gergo tecnico si chiama un magone, che non potete immaginare, però ecco, per una frase del genere dà senso a tutto il anche una pagina così leggera come la mia, però grazie e basta. Che la digitalizzazione è stata forzata. Dunque, ho una risposta molto tecnica. Nel senso che viene, cioè le cose vengono, poi ci sono quelli bravi, così. Io mi faccio aiutare tanto dai ragazzi, perché, tanto perché sono sicuramente più digitali di me, per quanto io smanetti anche i social, però loro sono sempre molto più avanti. E poi sono sempre loro l'ispirazione primaria, anche quando abbiamo girato il famoso video dell'infinito in cui hanno letto a turno la poesia e poi si sono messi loro in gioco a montarlo, a cercare la musica, a fare queste cose, ecco, quello è stato un bellissimo esempio di lezione, creatività e mondo digitale preparato per niente, nel senso che cioè quella mattina lì ho detto ragazzi ma provassimo a fare qualcosa, e poi loro no, con le loro competenze mi hanno messo sulla strada giusta. È vero che poi l'insegnante deve essere la famosa figura del mediatore, quello di raccordo un po' nella mia classe, anche nelle mie classi, anche perché poi le discussioni degenerano, quindi diventa una mediazione necessaria. Però spesso a scuola parte tutto da loro, sono loro quelli bravi. Io per esempio ho scoperto, quando abbiamo fatto quella roba lì dell'infinito, che uno a cui non avrei dato 2 lire, che l'introversione mi faceva sempre scena muta, e aveva tutto il primo, adesso vi vediamo, c'aveva tutto il primo quadrimestre da recuperare, e quindi avrebbe dovuto venire a fare quelle 300 interrogazioni su tutti i moduli del primo quadrimestre, però lui faceva i corsi di montaggio online, c'era pure un patentino, che ne so, ecco cosa faceva col telefono nelle mie ore, ha montato rapidissimamente questa cosa in alta qualità video, poi ci ha messo sotto la musica, poi ha fatto un sacco di cose, perché abbiamo fatto un sacco di chat per arrivare a quella poesia letta, un verso per ciascuno, uno si incespicava, quindi l'abbiamo girata con più telefoni, ha fatto tutto un lavoro lui. Gli ho detto, ascolta, se per domani mattina, perché c'è una scadenza, tu me lo porti girato, io ti abbuono il primo quadrimestre. Vabbè, ha fatto. Ma io non lo sapevo che fosse così bravo, era veramente bravo a casa, aveva anche tutta una serie di strumentazioni, mi ha fatto anche vedere dei lavori che faceva, e si torna al punto uno, sanno fare tutti qualcosa, e se non ne abbiamo la più pallida idea a volte. Va bene, grazie. C'era. Tanto avete visto, facendo le domande la pioggia si rifugia. Ci teme. C'era, ho visto qualcuno, no? Fanno i timidi. Come si
scuola. Come a scuola. Di cose le microfono. No, io dico che c'è qualcuno che ha ancora qualcosa che vuole chiedere, ma dice io volevo solo dire questo. Vai. Ti avrei interrogata se non avessi detto sì. Vai. Volevo continuare, io ho molti amici supplenti. Che nel momento delle supplenze per l'estate delle chiamate così, Aspetta, mi senti? Sì, mi sento. Si chiama il mercato delle vacche. Sì, anche da noi il mercato del pesce. Sì, perché è vissuto proprio così. E lo trovo veramente molto squalificante. L'asta degli schiavi anche, non lo chiamiamo a volte, dipende un po' dalle zone. Sì, sì, ho la fortuna di essere stato di volo molto giovane e quindi non l'ho tanto vissuto, se non per poi nel tempo aver tanto accompagnato i miei amici e l'ho sempre trovato, non si sa che numero sia, non si sa nulla, cioè tu sei lì, non sai niente, vorresti tornare nel posto dove eri stato l'anno scorso, non ci torni mai, perché quello prima di te, che c'ha 0,5 prima di te, che non abitava neanche lì, si è trasferito d'estate e ti ruba la casa. Ma poi è proprio una cosa, c'è un giro perché uno non riesce, cioè è una cosa veramente. Ma poi la cosa bellissima è quando le fanno a settembre e a dicembre si rifanno perché sono le graduatorie aggiornate. Ma sono le non succede. Io un anno ho cambiato due scuole, tre scuole. Mi hanno chiamata il primo di settembre perché era una cattedra, era un ruolo congelato, era una roba di un concorso in cui ho preso servizio così in una scuola per 11 giorni, dall'1 all'11 settembre, cioè. Poi hanno fatto le nomine, l'11 settembre ho preso la mia cattedra che non era lì, perché non c'era più quella lì, era una cattedra del 31 agosto che andava via subito, quindi ho preso un'altra cattedra. Poi hanno rifatto le nomine a dicembre e ne ho preso un'altra ancora. Così, perché ci piace cambiare, perché altrimenti sta buono. Perché tanto, ma sì, cos'è? Diciamo che in generale, ecco con la scuola in Italia, questa valorizzazione, questa qualificazione, poi si arrabbiano un po' tutti, però hanno un po' tutti ragione. Ma io anche non dovrei stare qui. Siamo in chiusura, no? Qualche ultima domanda? Ovviamente in seguito ci sarà il firmacopie. Dei tuoi personaggi, qual è quello che hai più fatto fatica a costruire nel libro e quello che hai amato di più di tuoi domande che avrai fatto magari 100.000 volte? Quale hai fatto più fatica? Non lo so effettivamente, nessuno. Escono così allegramente. Quello che ho amato di più, suo malgrado, è Piallato, perché Piallato si è fatto male da solo, cioè è stato protagonista di un post su Facebook, sulla mia pagina, che è piaciuto particolarmente. Credo che il primo in cui è comparso era quello in cui la collega mi diceva guarda che la figlia di una mia amica è innamorata di uno dei tuoi allievi, dimmi un po' che tipo è, ma chi è? Ma si è innamorata di chi? Perché poi io guardavo e ho detto ma ci si può innamorare di uno di questi? Qual è? E avevo occhieggiato così uno che mi sembrava vagamente insomma presentabile e mi fa no sai, e mi ha fatto il nome. Piallato, cioè c'è una creatura del mio stesso sesso che prova dei sentimenti, del trasporto per quella cosa lì. E poi ho cominciato a guardarlo appunto, no, con l'occhio dell'adolescente che sono stato, cioè, ma com'è Piallato? E poi alla fine Piallato in fondo si è fatto voler bene, osservandolo meglio ha rivelato tante sorprese. Poi c'è l'hashtag, no? Team Piallato ogni tanto. E quindi sì. Mi ci sono affezionata tanto. Yeah. Grazie, io ho un pezzettino ancora che volevo in chiusura leggere, se mi dai. Che tra l'altro è il post che è stato, credo,
più virale tra i suoi, che è famoso per la poesia dell'infinito, il famoso post dell'Ermo Colle, però insomma, credo di poterlo leggere, non spoilerando nulla, perché è diventato noto. No, quello è diventato virale perché poi l'hanno, l'hanno letto la presenza del Presidente della Repubblica quando è stato inaugurato il Colle dell'Infinito l'anno scorso per i 200 anni della composizione del sì, quindi insomma è stato ovviamente... Abbiamo fatto ridere stagione. Esatto, e io mi ricordo che insomma anche tu avevi fatto forse un post in cui evidenziavi il fatto che a un certo punto, quando veniva letto il suo post che racconta di questo momento in classe in cui Valentina, cioè la prof del libro, ma fondamentalmente in realtà sì, come in quel caso, chiaramente autobiografico, cerca di spiegare l'infinito di Leopardi, veramente a una classe forse che era tutta piallata in quel momento, sì, non l'ultima ora, no? L'ultima ora, un caldo torrido, eccetera. E Mattarella, quando sentiva leggere, ovviamente, questo breve brano, che adesso vi leggo anch'io con piacere, con emozione, devo dire, ha sorriso, quando lo fai mi hanno chiesto se potevano leggere questo testo, ho detto, ma sì, figuriamoci. Poi mi hanno telefonato e mi hanno detto, guardi che il testo verrà leggermente bonificato perché il Quirinale vuole sapere prima. Tu dici, io nel testo ogni tanto tipo un coglione, non mi ricordo, quindi ho detto, signore Dio. E poi invece mi ero tranquillizzata perché avrebbero bonificato, hanno usato questo termine. Poi io sono stata invitata, quindi ero là seduta con i corazzieri uno di qua, uno di là, c'erano tutte queste autorità, c'era la contessa Olimpia, Leopardi, c'era questo parterre de Rois. Io a un certo punto mi volto verso un rappresentante del FAI e ho detto, ma siete sicuri di voler leggere quella roba lì a questa gente qui? No, ma noi del FAI siamo questo e altro. Ok, siamo. E poi invece l'hanno letto senza bonifica. Sì, perché il video è così. Sentita male, però conservo nel telefono lo screenshot del filmato nel momento in cui il presidente ride. Quella risata è la mia, me la porto nel cuore. Rido per il santo di Panama. Io insomma, perché non voglio appunto rubare troppo tempo, ma no, ci sta leggendolo dall'inizio, anche perché d'altronde all'inizio tu giustamente leggi anche i tre principi della termodidattica, quindi dai, parto proprio dall'inizio di questo posto. Fai quello che ritieni opportuno. Sì, che è una meraviglia appunto, dove lei dice che arriva in queste piete stanze, cerca di spiegare l'infinito appellandomi ai tre principi della termodidattica. Uno, è in programma. Due, mi piace. Tre, se decido che si fa, si fa. Ci incagliamo sul primo verso, l'Ermo Colle. Vede che queste poesie non si capiscono, cazzo vuol dire Ermo? Domanda con vivo interesse etimologico un appassionato studente. E io non è così, l'arte non si può giudicare. Solitario, sai come eremo, dove stava l'eremita? Non avete mai sentito parlare degli eremiti? Chiedo, consapevole che sperare nelle reminiscenze del programma degli anni scorsi è piuttosto azzardato. Dai raga, quei monaci di terzo, di seconda che andavano nelle grotte non volevano più vedere nessuno, risponde un energumeno con le orecchie ostruite da due cuffiette wireless evidentemente spente, non alza manco gli occhi. I monaci di terzo, di seconda, certo, dipende da quanto il concetto di eremita è stato affrontato la prima volta. Non penserò mai più agli eremiti senza chiamarli i monaci di terzo, di seconda. Ecco, appunto, Ermo sta per solitario come un eremo, concludo sperando di andare avanti. E perché non ha scritto eremo e ha scritto Ermo? Perché non gli stavano le sillabe, coglione! Deduce cuffia di lana che da buon rapper sa l'importanza della metrica. Io non so se Leopardi ci stia ascoltando da lassù, nel caso spero che nel frattempo ordini al bar una bocca liscia, perché la cosa può solo peggiorare. Se dati i primi mugugni riesco anche a spiegare, ma non mi piace fare i monologhi nel deserto, è colpa mia. Quando stanno troppo zitti o non commentano mi viene sempre il sospetto che non siano connessi. Così chiedo se anche loro abbiano un Ermo Colle. Per favore, prof. E scuotono la testa come se avessi chiesto se hanno uno smoking nell'armadio. E dai, che ce l'abbiamo tutti, un posto tutto nostro, un posto dove andare a meditare, a stare da soli, dove ci si sente piccoli, dove facciamo pensieri troppo grandi che un po' ci spaventano. Un posto dove però ci piace tornare per immergerci nel mare delle nostre riflessioni. Non vi fermate mai a pensare? Un microsecondo di silenzio. L'ultimo. Hai voglia? Glielo posso far vedere, prof? Chiede Amebo, che di solito parla poco. Che cosa? Chiedo un po' stupita. Il mio Ermo Colle, quel posto là, dove vado quando non voglio che nessuno mi rompa i ho la foto.
e apre la galleria sul telefono per mostrarmi l'immagine di un equivocabile paesaggio risicolo dei dintorni. Una roccia, le erbe che galleggiano, manca solo Ofelia col suo mazzolino di fiori ad affiorare dall'acqua. Non l'ho messa neanche su Instagram, sta foto. È dietro casa mia. Io vado lì. Non lo so, ho aperto un argine. Dopo un attimo tutti devono mostrarmi una foto, un terrazzino di cemento da cui si vedono solo i tetti dei palazzi, un cortile con un muro di mattoni, uno stagno. Ci sono ancora gli stagni. Sì, però sarà acqua impinata di sicuro, ma per tirare i salzolini e stare lì da soli va benissimo. L'Ermo Colle 2.0, i ragazzi lo fotografano e se lo portano dietro, nascosto tra foto di beltai nude e di autoscatti sguaiati in pose da duro. Lo custodiscono con cura, come si fa con le cose belle. Ed è un privilegio quando decidono di regalartene un pezzetto, svelandone l'esistenza. Comunque, prof, sta poesia ci sta. Una perla questa cosa. Romain, che mi sa che siamo in chiusura, ci siamo emozionati. Io comunque ho messo il cuoricino di fianco. Io direi che se non ci sono altre domande, finisce che nei miei sì, che ho letto. No, alla fine era il maggiordomo, no? Ed è stato il maggiordomo. Devi dire che sì, sì, facciamo firma copie. Vuoi chiudere tu? Primo firma copie. No, devi sì, chiudere come tu. Si fa un firma copie? Ti forniamo una penna, perché okay, questa è una cartolibreria. Oh, okay. Io comunque l'avevo portata lì. Certo, perché le prof hanno la prof del visto da... Il matitone rosso. Grazie ancora. Grazie davvero. Come ha detto prima qualcuno, voglio auguriamo tutti avere una Valentina nel nostro percorso scolastico. Sì, almeno una. Almeno una. Sì, sì. Grazie davvero. Grazie. E ovviamente non fermarti qua, vero? Aspetta. Cioè non fermarti a questo libro. O no? Mica si può fermare dopo che ne ha fatto uno bello così. Ah, io di cose da scrivere, da raccontare ne ho tante, vediamo insomma, per scaramanzia. Non diciamo niente qua. Grazie ancora, grazie, davvero. Grazie a te. Grazie.